questo uomo. Primo chilometro, sì, non è una passeggiata, ma comunque la si può fare nonostante le piogge dei giorni scorsi. Il fondo è abbastanza decente. Subito seconda galleria dopo il ponte, breve. Umberto guida la spedizione di oggi sulla Spoleto Norcia, lo vediamo lanciatissimo. Vuole provare il single track, ma all'ultimo ci ripensa e prosegue la ciclabile. Dice, discesa pericolosa, non è per noi. Eh sì, stanno con le bici adesso.
aspetta, vai qua avanti, il lato sinistro è troppo mosso. Faccio luce! Piccolo break sulla Spoleto Norcia, qui dai cani sciolti, come ci hanno chiamato stamattina sul treno. Ci mangiamo un panino dopo 25 chilometri, di cui 10 di salita. Immortali proprio, non salita finivano mai. Non tanto pendente, ma costante. Ci ha tolto un bel po' di forze. Poi abbiamo recuperato però. Eh sì, abbiamo fatto un po' di spinta nelle gallerie e nella discesa. Siamo qua a metà strada, mancano 25 km circa alla fine e niente, speriamo di non beccare la pioggia a Norcia, anche se è impossibile. Per adesso è tutto, i cani sciolti vi salutano.
vi mando un bacio, o anzi un abbaio.
eccolo qua Umberto. Allora, abbiamo terminato sta spolita torcia. Non ce la fa neanche a parlare, impressione a caldo. Vabbè, il tempo è nuvoloso. Ma no, ce l'abbiamo fatta, ce n'è voluta. Eccolo qua, San Benedetto, domani partiamo per te. Quindi abbiamo terminato lo spoleto a Norcia e domani mattina si parte da Norcia per il cammino di San Benedetto con il nostro Umbertino sul pedale. I cani sciolti ce l'hanno fatta anche questa volta, con un po' di fatica, un po' di ringhio, ma ce l'abbiamo fatta. Dopo una notte dove non abbiamo dormito e il viaggio in treno più i 50 e passa chilometri sulla ciclabile Spoleto Norcia, non riuscivamo a trovare il nostro ostello, quindi abbiamo pensato di girare e trovare qualcuno del posto che poteva darci un'informazione. Abbiamo trovato questa signora. Le informazioni che ha dato la signora erano completamente diverse da quelle che avevo io. E infatti, salendo su per il paese, troviamo un altro signore anziano che non aveva per niente idea di che cosa stavamo cercando. Mi scusi signore, il Capisterium è un ostello, un alloggio per pellegrini. Ha detto una signora di salire qua sopra dopo dove sta la fontana. Io non sento mai dire. Lì sta Castello, Saravalli, sta Savelli, Frescaro. Ma una volta che abbiamo capito che non era cosa, siamo usciti fuori dalle mura di Norcia e abbiamo chiamato la signora dell'ostello, chiedendo informazioni specifiche su dove si trovasse la via. E mi dispiace aver imprecato verso la signora che ci ha mandato sulla parte alta del paese. Primo timbro messo sulla credenziale e birretta meritata. Vai Umberto, alla salute tutta la nostra. Ragazzi, non fatela Spoleto Norcia per nessun motivo al mondo. Chi ve la consiglia vi vuole male, ricordatelo.